Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere un programma simile a WeBackup Manager, però è praticamente per il GameCube. Cosa farà questo? Non ci diciamo, è una cosa molto più semplice, è vero, non ci porta alla fine di fare dei passaggi, è più semplice per quelli che magari non sono buoni a smanettare tra le cartelle. Allora, praticamente ci permette di prendere un gioco in formato ISO e metterlo sulla nostra SD, ci creerà sia la cartella e ci rinominerà anche il file in game, ok? Quindi andiamo a vedere come fare. Prima però vi ricordo di seguirci sui nostri social, mi raccomando, Telegram, Discord e Twitch, dove faremo delle iniziative a breve, e dove troverete supporto su Discord e Telegram. Mi raccomando, andiamo a vedere adesso come fare. Allora, prima cosa da installare è questo qui, questo programma. Noi andremo qui, andremo su gamecubevmsetup.zip, ok, non ci serve perché lo installeremo, ma a noi ci va bene lo zip. Andiamo a scaricarlo, ci dirà che comunque è pericoloso, ma a noi conserva, facciamo. Ok, andiamo, mostra nella cartella. Ok. Eccolo qua. Questo qui noi andremo a mettere sul desktop. Come vedete io ce l'ho già, questo qui lo posso cancellare. Perfetto. E avremo appunto questo formato zip, ok? Questo formato zip lo andiamo a estrarre, quindi ci vorrà 7-zip o WinRAR. Faccio vedere, creiamo una nuova cartella. Facciamo GameCube Manager. Poi prendiamo tutti i file e li mettiamo dentro la cartella. Fatto questo, andiamo a, appena finisce il processo, ok, andiamo ad aprire, questo non ci servirà più, e andiamo a aprire la cartella. Dobbiamo far partire ovviamente il file exe, che è questo qua, applicazione, va bene? Andiamo a farlo partire, ci si aprirà appunto un programma che sarà simile a WeBackup Manager, appunto. Eccolo qua, ci dirà che manca il file zip, noi gli diciamo di sì. Ok, lui se lo scaricherà. Perfetto, andrà a finire proprio dentro la cartella che abbiamo messo e il programma si riavvierà in teoria. Se no, lo facciamo così, lo riavviamo noi. Andiamo a prenderci appunto il nostro file applicazione. Facciamo sì. E lo riavviamo. Perfetto. Fatto questo, cosa bisognerà fare? Semplicemente dovremo mettere una SD all'interno, quindi andiamo a mettere la nostra SD della Wii U, scusate. Ok. Andremo poi a selezionare come WeBackup Manager esattamente, file fonte, che praticamente serve questa cartella. Andiamo a prendere dove abbiamo le ROM. Io ce li ho su ROM GameCube, ecco fatto, che lui mi caricherà tutte le ROM, questa qui è l'SD che ho inserito, ok, perfetto, mi caricherà tutte le ROM che io ho sull'hard disk. Vi faccio vedere che le ROM che ho sull'hard disk, appunto, sono rinominate, ok, con dentro la loro cartella, ma non sono rinominate in game come dovrei avere. Quindi noi selezioniamo ad esempio il primo, ok, potremmo scaricare le box art se vogliamo. Ok, cerca su GameTB. Ok, ci dà tutte gli artwork, ok, tutte le cose da scaricare. Invece noi vogliamo lasciarlo così, gli diamo appunto, tiriamo a bere il filtro, selezioniamo i giochi che vogliamo importare, ok, andiamo su file istruzioni, facciamo un su K, ma non c'è una cartella games, perché io qui non ce l'avevo, in questa SD. Andiamo a crearla, creala lui da solo, ok, non c'è nessun gioco dentro, perché all'interno non c'è nessun gioco. Fatto questo, andiamo a selezionare il gioco e a fare installare il gioco, ok? Installare il gioco in Scrub, no, facciamo il primo 1-1 e gli diamo il tempo, ok?
quello selezionato andrà e come vedete non avanzerà niente, almeno in questa versione qua sicuramente poi la patcheranno e ci sarà il diciamo la percentuale che sale da sola. Aspettiamo. Ok, perfetto, come vedete ha finito. Noi se andiamo a vedere qui possiamo tranquillamente chiudere, possiamo comunque gestire le cose. Abbiamo anche altre cose, ma noi diciamo che la cosa più importante è proprio questa qua. Chiudiamo, andiamo a vedere la cartella che abbiamo messo su K, eccola qui. Perfetto. Lui ci ha creato, come vedete, la cartella Games. Dentro c'è appunto 1080 e dentro c'è già rinominato il file in game, ok? Che è in file ISO e quindi noi siamo a posto. Noi possiamo mettere la nostra SD dentro la nostra Wii U e lui leggerà già i giochi senza problemi, senza stare a cambiare noi qualcosa. Facciamo molto 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 prima, se abbiamo tanti giochi da portare da una parte all'altra, ok? Bene ragazzi, abbiamo visto come poter più facilmente inserire dentro la nostra SD il file di gioco ISO del GameCube, in modo da non dover nominare uno a uno i giochi e essere diciamo, più veloci se abbiamo anche tanti giochi. Io l'ho fatto a mano, quindi sicuramente sarebbe stato molto 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 più veloce. Detto questo, vi ricordo di seguirci sui nostri social, su Discord, su Telegram e su Twitch, mi raccomando. E niente, ci rivediamo al prossimo video. Un saluto da Gamer56K, ciao!